Buongiorno dal giornale radio di In Cronaca, in studio Gustavo Zandonella Necca, in redazione Marco Ciccimarra e Sofia Centioni. In apertura la situazione della Torre Garisenda. Il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo l'allarme sulla stabilità del monumento, destinate a creare polemiche. Chi doveva monitorare ed eventualmente lanciare l'allarme si è mostrato in forte ritardo, ha detto San Giuliano, spiegando che sulla questione UNESCO il ministero ha risposto positivamente al sindaco Matteo Lepore. La proposta del primo cittadino è quella di aggiungere le due torri al sito dei Portici, già patrimonio dell'umanità. Questa mattina a Pianoro, causa maltempo, è caduto un albero su due donne di 60 anni che stavano facendo sport. Entrambe sono state portate all'ospedale Sant'Orsola per le lesioni subite. Cadute di pioggia e di grandine hanno causato danni estesi su tutto il territorio regionale nelle scorse ore. Nel Parmense sono infatti crollati due ponti sotto il peso dei fiumi in piena e si cerca un disperso. È stato assolto il principale indiziato di un maxi furto di buoni pasto avvenuto nel 2014. Si tratta di un napoletano di 47 anni che era finito nei guai per aver sottratto a un'azienda di ristorazione blocchi di ticket per un valore di 1.300.000 euro. Durante il processo è stato dimostrato come l'uomo si trovasse in zona non per derubare, bensì perché era concentrato nel giocare d'azzardo in un locale notturno. Un alibi che lo ha scagionato. Grande vittoria fuori casa per la Virtus Bologna ieri sera contro il Napoli. La partita è finita 88-75 a favore delle V-nere, che rimangono imbattute nel campionato in vista della prossima sfida contro il Cremona. Questa sera invece la partita di Coppa Italia del Bologna Calcio di Thiago Motta in casa contro l'Hellas Verona. In caso di vittoria al prossimo turno i rossoblù affronteranno l'Inter di Inzaghi. È tutto per questa edizione del GR Flash di In Cronaca. Grazie per averci seguito e buona giornata.